Com'è nata l'esigenza di fare un reportage sul reparto di terapia intensiva? Sì, allora, questa esigenza è nata durante il periodo del lockdown, nel mese di aprile 2020, periodo in cui anche io, come tutti, ero a casa e assistevo quotidianamente alle drammatiche immagini della pandemia trasmesse dai telegiornali, su cosa stava accadendo in Italia e nel mondo. E da lì ho sentito il bisogno di provare a raccontare attraverso la fotografia quella che era la realtà più vicina a me. E mi sono messo in contatto da subito con il professor Franco Marinangeli, primario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, il quale ha accolto positivamente da subito positivamente la mia volontà di realizzare un reportage fotografico sul lavoro del personale sanitario e su quelle che erano le condizioni di degenza dei pazienti affetti dal Covid che in quei giorni stavano combattendo la loro battaglia contro il virus. Qual è stato il rapporto con il personale sanitario? Il rapporto con il personale sanitario è stato ottimo e collaborativo. Innanzitutto il professor Marinangeli mi ha formato ed informato sul comportamento da tenere all'interno del reparto e sulle regole da seguire affinché potessi lavorare in massima sicurezza. Il personale sanitario, medici, infermieri e operatori sanitari li ho trovati incuriositi dalla mia presenza, ma al tempo stesso si è comunque reso disponibile ad essere fotografato. La difficoltà nella fotografia di reportage sta proprio nel fatto che il fotografo deve riuscire ad apparire invisibile ai loro occhi, in maniera tale da consentire a loro di continuare a svolgere il proprio lavoro senza sentirsi osservati, e al fotografo di riuscire a portare a casa scatti più naturali possibili. Com'è stata la tua esperienza e come ti ha segnato? Sì, allora sicuramente devo dire che è stata una delle esperienze più forti mai vissute, sia dal punto di vista umano che professionale. Il fatto comunque di poter accedere in quei luoghi, poter vedere con i propri occhi, e poter documentare soprattutto, non è una possibilità che ci viene offerta così di frequente. E quindi sicuramente la paura di sbagliare c'era. Dal punto di vista prettamente tecnico, diciamo che anche le difficoltà non sono state poche, perché comunque fotografare con tutti quei dispositivi di protezione, con una tuta protettiva, tre paia di guanti, mascherina, occhiali, caschetto protettivo, sicuramente non è facile, proprio per una mancanza di libertà di movimento. In più c'è da dire che il casco protettivo si appannava quasi di continuo e quindi comportava una riorganizzazione delle idee quasi, quasi ad ogni scatto. Ho sperimentato, possiamo dire, sulla mia pelle quelle che sono le difficoltà di indossare e lavorare in determinate condizioni, per tante ore. L'avere affiancato il personale sanitario da inizio a fine turno mi ha fatto capire come poi effettivamente dietro quelle tute, quei dispositivi, poi in realtà c'erano delle persone, c'erano dei ragazzi, delle ragazze, con una grande dedizione al proprio lavoro. Poi c'è un piccolo aneddoto che mi piace raccontare, che praticamente mentre rientravo da una stanza dove ero andato a fare delle foto, avevo lasciato la mia macchina fotografica appoggiata sul tavolo. Praticamente rientrando mi sono accorto che erano loro che stavano fotografando con il loro cellulare poi la mia macchina fotografica, quindi per un attimo mi sono sentito io ad essere, o meglio, la mia attrezzatura ad essere fotografata, quindi non ero più io che fotografavo loro, ma erano loro che per un attimo stavano fotografando me. Poi, diciamo in ultimo, ma non in termini di importanza, l'impatto emotivo entrando nelle stanze dei pazienti, quello è stato molto forte, perché ricordo in quel giorno, soprattutto stavano comunicando ad un paziente che finalmente si era negativizzato e a breve sarebbe stato anche dimesso, quindi anche vedere l'emozione sul viso dei pazienti. Poi mi ricordo in un'altra stanza c'era un signor anziano in isolamento che comunque scriveva su un quaderno, diciamo, i suoi pensieri. Scriveva. Questo mi è stato raccontato anche dalle infermiere che lo assistevano. Lui scriveva molto, scriveva tutti i suoi momenti, ecco. E poi anche gli sguardi che comunque
vedevi nelle persone dentro proprio la terapia intensiva, comunque attaccate ai macchinari, però questi sguardi di queste persone così sofferenti sicuramente sono cose che ti porti dietro, sono cose che non si dimenticano facilmente. Come hanno inciso le competenze acquisite nel tuo percorso accademico per la riuscita di questo lavoro? Le competenze acquisite durante il mio percorso accademico sono state fondamentali per la riuscita di questo mio lavoro, fondamentali perché poi quando si passa a lavorare sul campo è lì che ritornano tutte le conoscenze che spaziano dallo studio della composizione, dalla gestione della luce, allo studio dell'editing, della post-produzione di un'immagine, ma anche allo studio della storia dell'arte, allo studio della storia della fotografia, che è la mia materia di indirizzo in questo percorso accademico. E proprio grazie al mio professore di fotografia, Danilo Balducci, abbiamo trattato ampiamente durante l'anno delle varie tecniche fotografiche, tra cui quella appunto della fotografia di fotogiornalismo, la fotografia dei reportage. E anche grazie ai seminari che abbiamo seguito, ne cito uno su tutti, quello con il fotografo di fama internazionale e mondiale Fabio Bucciarelli, che ci ha raccontato le sue esperienze sul campo, nei territori di guerra, le sue esperienze da fotoreporter ormai affermato. Questo mio lavoro è proseguito poi con una documentazione fotografica della campagna di screening di massa della popolazione che si è tenuto nel mese di dicembre qui all'Aquila, e poi successivamente è proseguito con una documentazione invece della campagna di vaccinazione del personale sanitario che si è tenuto sempre nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Grazie Lorenzo per la tua testimonianza. Vi ringrazio per lo spazio dedicato a questo mio lavoro e un saluto a tutti. Facciamo allora vedere questo spot fatto con le tue fotografie e con il tuo lavoro per il Natale Covid 2020. Saranno i comportamenti sicuri a farci tornare a casa. Buon Natale a voi, a noi e a tutti.